a picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso dell'1,54%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 è crollato del 2,86%, scendendo fino a 11.164,78 punti. Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un meno 1,83% e termina gli scambi a 25.937,2 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto più 0,18%, terminando le negoziazioni a 10.919,4 punti. Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli Eurolist in I. Andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto più 0,92%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,30%, ben comprata a Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,81%. In luce sul listino milanese il comparto energia, con un più 1,95% sul precedente. Seduta positiva per Tenaris, che avanza bene del 2,68%. In Spagna annunciate le vendite al dettaglio, pari a 0,2%. In Francia, pubblicati i prezzi al consumo con valore pari a 5,6%. Stamattina saranno diffusi il dato sul tasso di disoccupazione della Germania e il dato sui prezzi al consumo dell'Unione Europea.